Buonasera a tutti e ben ritrovati. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il gestore del bar-ristorante Albero d'Oro ha deciso di chiarire personalmente quali sono i termini del contratto che lo legano al comune. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Pietro Langiu. Credo sia venuto il momento di fare chiarezza sui primi problemi che sono sorti dopo l'avvio della gestione dell'Albero d'Oro. In realtà c'è stato qualcosa non volutamente da parte tua, perché avevi trovato dei collaboratori che poi ti hanno abbandonato. In effetti sono partito con tanta volontà di fare questo lavoro, però abbiamo avuto delle inconvenienze e ci siamo dovuti dividere. Quindi sei rimasto senza collaboratori, addirittura dopo l'apertura c'è stato anche qualche giorno che hai dovuto subito chiudere perché dovevi trovare qualcun altro che ti aiutasse. Sì, ho dovuto chiudere 4-5 giorni perché ero rimasto giusto da solo e ho dovuto trovare altro personale per tenere aperto l'esercizio. Chiariamo anche il discorso della ristorazione, che è stato qualcosa che ha fatto un po' polemizzare qualche residente del quartiere. Nel bando non si parlava di ristorante. No, noi abbiamo esclusivamente sempre detto che facevamo bar, pizzeria e gnocchi tigelle, si partiva da settembre. Questo era il nostro obiettivo ed è il nostro e rimarrà il nostro obiettivo. Quindi siamo ad agosto, adesso come adesso dovrebbe funzionare e funziona tutto come bar e pizzeria, sia da consumo che da trasporto. Esatto, esatto. Da settembre incominceremo a partire con gnocchi e tigelle. Quindi al quartiere, come rassicurazione, ma anche a coloro che vogliono venire, come è stato in passato, in questo circolo a mangiare, possiamo solo dire che è aperta la pizzeria, ma non il resto della ristorazione. Esatto, è giusto come dice lei. Proprio così. Voi non chiuderete per ferie? Non chiuderemo per ferie. Però da settembre verremo qui direttamente anche noi a mangiare due tigelle e due pezzi di gnocco. E io vi aspetto volentieri, grazie. Il paraciclista Gianluca Fantoni è stato ricevuto questa mattina in municipio dall'assessore allo sport Giorgio Barbieri. 38 anni, per due volte campione italiano a cronometro di paraciclismo, Fantoni è un atleta del baby team Jacobike. Da sempre appassionato di ciclismo, non si è dato per vinto quando, a causa di un grave incidente stradale del 2006, perse la gamba destra dal ginocchio al piede. A fine mese Fantoni sarà impegnato nelle gare dei mondiali, che si svolgeranno ancora una volta in Canada. Ovviamente tutta Sassuolo fa il tifo per lui. Prosegue con successo e tanto divertimento il campo scout 2013 degli scout Sassuolo 1 di Braida. Sulle colline modenesi, precisamente a Boccassuolo, 34 lupetti insieme ai loro capi e al parroco di Braida Don Francesco stanno trascorrendo importanti momenti di vita comunitaria, tra giochi, attività, laboratori e passeggiate. Nuovo appuntamento all'Arena Cinematografica del Parco Vistarino. Questa sera sarà proiettato il film Pazze di me per la regia di Fausto Brizzi e con Francesco Mandelli alle prese con tutte le donne che lo circondano in famiglia. I biglietti sono in vendita sul posto, 5 euro l'intero e 4 ridotto. L'inizio è per le ore 21:30. Passiamo ora allo sport. Sono aperte le iscrizioni per la Sassuolissima Night edizione 2013. La camminata competitiva, in programma per giovedì 5 settembre alle 19, è organizzata come sempre dal gruppo sportivo Totip di Pippo Ansaloni, in collaborazione con l'assessorato allo sport. Tutte le informazioni al numero 0536 88 34 95. Ultima amichevole oggi per il Sassuolo Calcio in sfida contro il Mantova. Domani nell'edizione del nostro TG troverete tutte le interviste ai protagonisti. Per il momento invece ci fermiamo qua. Arrivederci!